A questo appuntamento di Transform Italia abbiamo con noi Rossana Vettori, segreteria della CGIL nazionale, e poi abbiamo Loretta Mussi, che è medica, e abbiamo tra poco il senatore De Falco, che credo che ci stia già ascoltando, ma si collegherà, Antonello Patta, che è responsabile lavoro di Rifondazione Comunista, e Roberto Morea, che è dietro le quinte, che è il direttore di Transform Italia, e poi concluderà questa nostra discussione Rosa Rinaldi, che fa parte anche lei di Transform. Noi ci siamo occupati molto della pandemia, l'abbiamo fatto anche a livello europeo, perché siamo un luogo in cui si sta molto attenti all'Europa, e credo che questo appunto sia stato utile anche per capire che questa dimensione europea è assolutamente fondamentale rispetto a vicende come quella della pandemia, anche perché alcune delle cose che sono successe in Italia sono strettamente legate all'Europa. Però il tema con cui torniamo oggi a parlare della pandemia è concentrato su tre aspetti che io enumero. Insomma, diciamo, un punto è ancora ragionare su che cosa era successo, su come abbiamo affrontato, insomma, sono le grandi questioni, le politiche liberiste che hanno portato ai tagli, alle privatizzazioni, le scelte anche europee che hanno imposto, abbiamo pubblicato queste 60 lettere che in ambito di definizione di criteri di bilancio sono state mandate dalle istituzioni europee ai paesi per chiedere tagli alla sanità. Nello specifico, però, abbiamo anche incontrato questa interpellanza che il senatore De Falco aveva rivolto addirittura ad aprile, su come si è svolta, diciamo, l'iter istituzionale italiano, di cui gli chiederemo di parlare. Io l'ho letta, molto interessante, perché diciamo, la pandemia sì, è stato un evento straordinario e drammatico in cui siamo ancora all'interno, però di pandemie spillover, come si dice, si parla dal 2000, piani antipandemici esistono come indicazione dell'OMS già da allora, in Italia dal 2003, poi aggiornato in varie fasi, con una serie di previsioni da parte appunto di questi piani antipandemici. Sono state eseguite, non sono state eseguite. Noi riteniamo che sia importante fare questa campagna che chiamiamo anche di verità e giustizia, perché naturalmente siamo impegnati soprattutto a rispondere alla pandemia, ma anche capire che cosa è successo è assolutamente indispensabile, e pensiamo anzi che sarebbe bene, almeno io penso che ci fosse una vera e propria diciamo, risposta parlamentare, una sorta di indagine parlamentare. In Francia si è fatta su come è andata la questione della pandemia. Ma insomma, questa struttura del piano antipandemico prevedeva alcune cose di prevenzione, di attivizzazione di strutture e anche di funzionamento tecnico-scientifico nella comunicazione e quant'altro. Prima cosa, non fare infettare ad esempio il sistema sanitario nazionale. E ci torneremo dopo, appena il senatore De Falco potrà collegarci, però naturalmente è una cosa che pongo anche a voi, insomma. Anche perché capire che cosa è successo ci aiuta anche a ragionare su che cosa bisogna fare. Insomma, ecco, non c'è dubbio che va ricostruito un servizio sanitario pubblico nazionale, e quindi bisogna affrontare i problemi che abbiamo. A me pare evidente che si sono manifestati due grandissimi problemi, che sono quelli dello spezzettamento di questo servizio a seguito della impropria, dal mio punto di vista, riforma del titolo quinto, quindi con lo spezzettamento regionalistico, che ha dato luogo, diciamo, come minimo a una confusione di azione, e poi abbiamo avuto queste privatizzazioni molto forti, e in più tutto il sistema dei tagli. Questo naturalmente rimanda anche, come dicevo prima, alle politiche europee. È difficile ritrovare una politica europea adeguata sulla pandemia, purtroppo, non solo in termini dei finanziamenti, ma in termini di previsioni che cosa bisognava fare. Abbiamo visto una difficoltà a coordinare anche l'atteggiamento rispetto ai lockdown, una sorta di paura della concorrenza di mercato che angosciava anche rispetto alle scelte da porre. Anche adesso, durante la fase turistica, si è riaperto senza adeguati controlli, probabilmente condivisi alle frontiere. Però, stando all'Italia, non c'è dubbio che noi, come ci dice la stessa Europa, paghiamo questo spezzettamento regionalistico, paghiamo le privatizzazioni, paghiamo i tagli, e quindi un sistema che
si è rivelato non adeguato, anche se quanto c'era di pubblico ha tenuto a botta. E qui veniamo diciamo al tema: che cosa si fa? Ecco, poi lo chiederò in particolare a Loretta Mussi, di cui ho letto alcune cose, ma poi ne parleranno anche gli altri. Io ho visto i piani che vengono presentati dal governo, francamente sono preoccupato che anche una previsione ingente come quella, mi pare, di 62-63 miliardi che viene fatta dal ministro Speranza sia interna alla riproposizione del vecchio sistema. E quindi con lo spezzettamento regionalistico che rischia di aumentare ulteriormente a causa del fatto che l'autonomia differenziata dovrebbe essere addirittura approvata, nonostante tutto quello che ha dimostrato sul campo quanto sia necessario evitarla invece, e permane il sistema, diciamo, di sovrapposizione del privato rispetto al pubblico. E questo, nonostante appunto ci sia una serie di progetti presentati da Speranza, mi pare che questi due nodi non vengano assolutamente affrontati. Da ultimo, un tema grande, insomma. Noi abbiamo visto che l'economia va in crisi permanentemente quando 10 anni fa per la crisi finanziaria, adesso drammaticamente per il Covid, è un'economia tutta mercantile, tutta pensata sul privato, sulla concorrenza, sulla produzione di merci. Pensiamo che invece nel dopoguerra, ad esempio, l'Europa si ricostruì intorno al pubblico, al welfare, al lavoro pubblico. Ecco, questo è il tema che voglio affrontare, in particolare anche con Rossana Dettori. Noi abbiamo riscontrato che in Italia è successo un fatto un po' incredibile. Siamo diventati il paese con meno lavoro pubblico e lavoro pubblico più anziano rispetto agli altri grandi paesi europei. Se la media del lavoro pubblico in Europa è il 16%, noi siamo al 13,7%. E si pensi che i paesi nordici, quelli che vengono considerati quelli austeri, la Svezia ha il 30% del lavoro pubblico a fronte peraltro di un tasso di occupazione che è molto più alto di quello italiano, 82%, noi siamo scesi al 56%. E per giunta questo lavoro pubblico, che è 2-3 punti in meno della media europea, che è il 16%, è anzianissimo, perché sono 30 anni che è bloccato il ricambio. Le politiche che sono state fatte a nome dei giovani, dicendo che bisognava tagliare i privilegi antichi e favorire lo sviluppo privato, hanno escluso i giovani dal lavoro pubblico. Abbiamo una presenza di lavoro giovanile bassissima, credo che sia intorno all'1,5% i giovani fino a 30 anni nel lavoro pubblico. In compenso abbiamo un'età media del lavoro pubblico che supera i 51 anni, addirittura i 52 nella sanità e nella scuola, che sono due settori particolarmente tensi di conseguenze rispetto all'attività che devono svolgere nei confronti del Covid. Andare alle medie europee quantitative e qualitative significa fare uno straordinario piano di assunzioni nel pubblico. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di posti di lavoro. E io ho visto da parte del governo invece qualcosa di molto, molto ridotto, perché si continua a investire tutto, quasi tutto, nel sostegno alle imprese della produzione, della vecchia produzione mercantile, laddove invece avremo bisogno di cambiare paradigma. Ecco, questi sono i tre temi che vi volevo porre come temi di discussione e anche possibilmente di convergenza, di iniziative e di azioni. E io penso che sul lavoro pubblico, come cuore del recovery fund, di quello che deve fare l'Italia, dovremmo fare una vera e propria campagna. Detto questo, seguirei l'ordine che avevamo detto di darsi, partirei un po' dalla Loretta Mussi, che essendo medica è particolarmente dentro il cuore della resistenza al Covid e anche molto attenta alle problematiche che si sono drammaticamente sviluppate. Loretta, a te la parola, se riesci. Sì, grazie. Allora non dico, per il momento non parliamo del piano pandemico, abbiamo detto, perché aspettiamo che ci sia De Falco, no? No, se comunque comincia a dire anche la tua, poi se Falco si Ah, va inserisce. bene. Allora, prima di affrontare questa questione del piano pandemico, dobbiamo dire che in realtà su tutto c'è stata l'Italia, dell'Italia, soprattutto le persone che facevano parte che erano, il cui mestiere era quello di seguire le questioni sanitarie e epidemiologiche,
c'è stato un ritardo nella comprensione di quello che stava accadendo, una sottovalutazione della diffusione del virus e anche una certa leggerezza e scetticismo nel pensare che il virus potesse arrivare da noi. Tanto che anche persone competenti hanno continuato a dire per molto tempo che si trattava di un normale virus parainfluenzale. E questo non doveva accadere perché, come hai detto tu, da almeno 20 anni gli esperti del settore dicevano che sarebbe arrivata una grave pandemia virale, si parlava di coronavirus, si erano espressi in questo senso non solo scienziati come Fauci, come altri, ma anche personalità di governo, addirittura Bill Gates, eccetera, eccetera. E inoltre, quando la Cina, so che lì c'è tutto un discorso, però la Cina ha reso disponibile fino al 3 di gennaio la sequenza del virus e l'ha mandato al CDC di Atlanta, cioè al Centro per le Malattie Infettive di Atlanta, e sappiamo che Trump, pur avendo fatto numerose riunioni in cui cercava di minimizzare, soltanto dopo 70 giorni ha cominciato a prendere delle iniziative. C'era tutto il mondo che trasmetteva la questione, quindi noi abbiamo molto sottovalutato. La cosa poi grave, e questo io penso che sia anche frutto del decentramento troppo eccessivo che è iniziato con l'applicazione del titolo quinto, è che a livello dello Stato centrale gli stessi organi tecnici non avevano più il nervo, la forza, come l'Istituto Superiore di Sanità, di seguire precisamente, attentamente le cose che stavano succedendo a livello sanitario e epidemiologico del mondo e di conseguenza poter consigliare il governo. Si pensi che addirittura qualche anno prima era stata smantellata l'unità di epidemiologia, che era quella che deve praticamente monitorare lo stato e la diffusione delle malattie infettive, non solo su tutto il territorio nazionale. Cioè era stata smantellata perché con il decentramento molte competenze erano state trasferite nelle regioni, ma anche per via dell'austerità che aveva ridotto moltissimo gli organici. E qui veniamo alla questione del piano pandemico nazionale, che come hai detto tu era stato predisposto a seguito dell'epidemia SARS-CoV del 2002-2003, nata in Cina, e questo ha anche aiutato la Cina poi a reagire più tempestivamente in questa occasione, e lo ha messo stessa, che pure quando è arrivato il Covid è stato un pochino rallentata, l'OMS stessa aveva sollecitato tutti i governi, tutti gli apparati scientifici dei governi a predisporre un piano che contenesse un sistema integrato di sorveglianza epidemiologica per poter individuare i casi, per poter individuare eventuali anomalie e per riconoscere l'inizio di un'eventuale epidemia. Questo, vi dico, questo presupponeva, perché poi si capisce perché anche non è stato fatto in Italia, e forse non solo in Italia, questo prevedeva che si organizzasse un sistema di raccolta dati nei territori, cioè nelle ASL, cosa che facevano una volta i servizi di igiene pubblica e i dipartimenti di prevenzione, in collegamento con i servizi epidemiologici regionali, che sono quasi spariti, e con l'Istituto Superiore di Sanità. Si dovevano fare dei protocolli di sorveglianza, bisognava monitorare eventuali aumenti della mortalità settimanale, l'insorgenza di polmonite atipiche. Allora, questo cosa significa? Significa che il piano non era una cosa che si doveva tirar fuori nel momento in cui è apparso il Covid. Il piano era una cosa che si doveva organizzare un anno prima, in modo tale da poter seguire l'evoluzione di tutti i fatti e cogliere l'aumento che c'era stato, che ci si fosse manifestato e che in effetti si è manifestato anche in Italia fin dalla fine di dicembre, primi di gennaio. Il fatto che poi il governo si sia detto
non è stato rimasto nel cassetto, è rimasto nel cassetto perché a questo punto non aveva più senso applicarlo, nel senso che mancava tutto quel lavoro di preparazione, di diffusione capillare di vari servizi attraverso i quali si potevano mettere insieme tutte quelle informazioni, tutti quei dati che poi ci potevano fare scattare l'allarme. Ecco perché poi non è stato nemmeno il lavoro da fare, era da fare prima, e questo non è stato fatto. E infatti, se si va poi a vedere meglio presso il database dell'Istituto Superiore di Sanità, si vede che già il 30 dicembre a Piacenza c'era stato un picco di 40 polmoniti in una settimana. A Milano il 7 di gennaio erano da 50 a 80 al giorno, in più al giorno a San Paolo, e così a Niguarda l'11 gennaio a Como. Quindi c'era stato un aumento netto di polmoniti atipiche. Queste non sono state colti se non troppo tardi. E a questo proposito vorrei anche dire che questo era un lavoro che si faceva regolarmente, almeno finché io sono stata nei servizi di prevenzione, fino a 20 anni fa. Si raccoglievano, si vedeva se c'erano delle cose strane. Se c'erano delle cose strane si faceva l'indagine, si mandavano i dati in regione, la regione li mandava all'Istituto Superiore di Sanità, e così si era in grado di monitorare la situazione. Questa cosa qua non è stata più fatta, o se è stata fatta, è stata fatta, immagino, io manco da 20 anni dai dipartimenti di prevenzione, in modo amministrativistico, cioè si sono raccolti i dati senza però valutarli, anche perché nel frattempo i servizi di igiene pubblica, i dipartimenti di prevenzione, i servizi di epidemiologia sono stati molto ridimensionati e quindi non hanno nemmeno più il personale per fare un lavoro di questo genere. E ecco perché non è stato fatto questo piano pandemico, e come invece importante che venga ricostituito, e questo però richiama la cosa che dicevi prima tu, Roberto, cioè è necessario rimpinguare gli organici e rimpinguarli delle figure che sono necessarie. Forse sto prendendo troppo tempo. No, in questa parte adesso falla rispetto a quello che è previsioni del governo e quello che ne pensi. E quindi anche la raccolta, la diffusione dei dati che è stata fatta, anziché essere raccolta dai servizi tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità, è stata fatta dal Dipartimento della Protezione Civile, che sapete l'ha fatto anche in modo abbastanza, con parecchi errori, con parecchie sottovalutazioni. E poi c'è stato questo comitato tecnico scientifico, commissario straordinario, anziché quelli che erano gli organi che erano veramente deputati. Allora, dopo che tutto questo è successo, è inutile che io ripeta quello che è successo in Lombardia, il perché, eccetera, eccetera, e arriva questo passo subito a questo piano di utilizzo del Recovery Fund per la sanità proposto dal ministro Speranza, che io penso sia una brava persona e che sia però forse mal consigliato, il quale propone l'utilizzo di quasi 70 miliardi per delle misure che sono particolari, che non hanno un respiro strategico, che non affrontano i nodi veri della sanità e che sono alla base del disastro che si è determinato in questa occasione in determinate regioni. I punti critici, che sono anche però difficilissimi da superare, me ne rendo conto, sono quello dell'aziendalizzazione, della privatizzazione e dell'abbattimento dei servizi territoriali di prevenzione, oltre naturalmente alla regionalizzazione, che prima ancora che si arrivi all'autonomia differenziata, ha dislocato nelle regioni in modo eccessivo determinate competenze e quindi c'è stata una differenziazione eccessiva tra i servizi sanitari. E non solo, in determinate regioni ha permesso un'accelerazione dei processi di privatizzazione. La questione dell'aziendalizzazione è stata introdotta alla fine degli anni nel 90 con De Lorenzo,
questo è stato il primo grosso colpo, perché è lì che si trasforma la salute in merce, in quanto la salute a quel punto era subordinata alle compatibilità finanziarie. E attraverso la aziendalizzazione si ha l'introduzione del privato. E il privato non è la clinichetta, non sono le cliniche come potevano essere ai miei tempi, quando io ho iniziato a fare il medico. Il privato sono ormai grosse concentrazioni industriali, sono privati che hanno la possibilità di, che hanno proprie università, propri istituti scientifici, che sono presenti nelle banche, che sono presenti all'estero. Sono insomma ormai delle multinazionali, e questo è tipico della Lombardia. Ma dalla Lombardia si stanno estendendo anche ad altri luoghi. E l'altra parte di privato sono i fondi sanitari integrativi, che in realtà non sono integrativi, ma sono sostitutivi. Godono di esenzioni fiscali, quindi sottraggono denaro allo Stato, e una delle forme è quella del welfare aziendale, e qui devo dire è stato, non so come mai si sia arrivati a questo, perché attraverso il welfare aziendale di fatto si sottraggono competenze e finanziamenti al servizio sanitario, allo Stato. E l'altro punto che secondo me manca nella cosa di Speranza è che non c'è un progetto organico per la ricostituzione dell'assistenza territoriale, cioè deve essere un progetto organico, altrimenti c'è ragione Cavicchi quando dice che non ci si può solo riempire la bocca di territorio, ma bisogna anche pensare a come questo si articola. E i servizi i dipartimenti di prevenzione che sono stati molto, molto ridotti. L'altro punto è quello delle risorse, e qui veniamo anche alla questione del lavoro, le risorse che sono enormemente diminuite, non tanto tra i medici, lì un po' meno, perché noi in Italia abbiamo avuto sempre più medici che in altri paesi d'Europa, anche se adesso sono meno, ma soprattutto tra le figure professionali infermieristiche, ausiliarie, c'è una mancanza di migliaia e migliaia di infermieri, migliaia e migliaia di infermieri che sono fondamentali, sono l'ossatura dei servizi sanitari, sono una figura su cui si reggono i servizi, che è stata anche molto, molto sviluppata. E io quando mi sono trovata a lavorare con loro, proprio mi sono resa conto dell'importanza che hanno loro, addirittura di più rispetto ai medici. E poi altre figure come gli ingegneri, gli informatici, tutte figure che ormai sono necessarie nella gestione della sanità. E io credo di aver finito il punto dell'autonomia differenziata. E ho una paura matta che questo punto, che questa questione qua, all'improvviso torni fuori. Grazie Loretta. Io aggiungo, hai detto dei medici, ne ho scritto anche sull'EFT, così ricordiamo anche la nostra collaborazione con l'EFT. Noi abbiamo moltissimi medici specialistici, più della Germania, ma molti meno medici della media europea di quelli generici e di territorio in questo momento. Rossana Vittori, mi pare che abbiamo messo diverse cose. Vedo Stefano che ci sta dicendo qualcosa, forse per il senatore De Falco. Sì, volevo comunicarvi che il senatore De Falco... Mi sentite? Sì. Volevo comunicarvi che il senatore De Falco ci sta sentendo, credo in maniera un po' complicata, per via telefonica. Ci sono stati dei problemi tecnici e più tardi interverrà molto volentieri al nostro incontro tramite un collegamento telefonico un po' artigianale, però è molto... Allora, dopo Rossana facciamo parlare il senatore, in modo che anche, diciamo, gli consentiamo di non essere troppo vincolato. Quindi Rossana Vettori, CGL nazionale, tu sei segretaria nazionale, mi pare, no? Rossana, chiedo scusa, sono io che sono scherzamente... Non ti preoccupare, non sono i titoli qua quelli in discussione. No, ma sono importanti perché sono meritati, no. E peraltro, diciamo,
danno un senso anche di impegno. Beh. Allora, io vorrei soffermarmi su tre questioni, perché è anche forse con un giudizio un po' meno scettico rispetto al piano che ha presentato Speranza, che ho giusto letto stamattina. Io partirei da tre questioni. La prima... Anna, perdonami, se ti puoi inquadrare meglio, perché ti si vede solo il mento, quindi... Ci provo, non sono bravissima, Devi alzare un pochino la telecamera, sì, anch'io, ma io pensavo che dipendesse dal mio telefonino. No, non riesco. Se devi impiegare il perfetto, iPad. Stavo dicendo, allora, l'epidemia sicuramente ha messo in evidenza i deficit che noi da anni denunciamo del Servizio Sanitario Nazionale. Il primo ovviamente riguarda il sottofinanziamento che in questi anni, anzi, la riduzione di risorse verso il Fondo Sanitario Nazionale che i governi tutti sino ad ora hanno perseguito in maniera strategica quasi, nel senso che tutte le volte che c'era la legge di stabilità riducevano il finanziamento verso il Servizio Sanitario Nazionale. Riduzione del finanziamento verso il Servizio Sanitario Nazionale ha significato in maniera prioritaria riduzione del territorio, quindi tutto molto concentrato verso gli ospedali e soprattutto gli grandi ospedali cosiddetti ad alta specializzazione e la riduzione del personale. Con l'epidemia è stato evidente che alcune regioni, faccio due esempi di due regioni governate, tutte e due dal centro-destra, una la Lombardia, l'altra il Veneto ha risposto un po' meglio perché comunque il servizio territoriale in Veneto ancora esiste. Male, ma esiste. In Lombardia il territorio è stato completamente desertificato, quindi gli unici luoghi che funzionavano erano gli ospedali, che non erano ovviamente in grado di mettere in campo nessun meccanismo di prevenzione, di messa in sicurezza e di soprattutto evitare che tutti si rivolgessero agli ospedali in una fase complicata in cui non erano nemmeno organizzati per fronteggiare l'epidemia che c'è capitata addosso. Non ripeto, prevedibile, un buon piano di prevenzione ci avrebbe evitato tutto ciò, però l'ha detto la compagna prima di me, quindi su alcune cose vado più veloce. L'altra questione è che abbiamo toccato con mano tutti, che il titolo quinto è stata una tragedia, perché l'avere 21 sistemi sanitari regionali ha dimostrato come ogni regione risponde in maniera diversa e investe in maniera diversa rispetto alla tutela della salute dei cittadini, che dovrebbe essere l'elemento fondamentale. Quindi noi abbiamo necessità di rivedere il titolo quinto e di riportare al sistema nazionale l'intero servizio sanitario. Quindi le regioni devono essere lo strumento organizzativo, non lo strumento che poi legifera anche in maniera diversa o attua in maniera diversa ciò che il piano sanitario, che vanno rivisti anche quelli, che però vengono definiti nei piani sanitari nazionali. Basta pensare che nel sud i LEA non sono un diritto di tutti i cittadini del meridione. La migrazione sanitaria è fortissima e la dico sottovoce, per fortuna che non è arrivata lì la grande casino del Covid, perché non so come avrebbe retto quel sistema, perché quel sistema fa acqua da tutte le parti, proprio in maniera evidente, sia dal punto di vista ospedaliero, ma sul territorio c'è anche lì la completa desertificazione. Quindi noi dovremmo complessivamente provare a ragionare non sulla autonomia differenziata, ma su come alcune materie non possono proprio essere demandate ai livelli regionali, ma devono essere gestite integralmente dal sistema nazionale. L'altra questione, ovviamente la carenza di territorio, ci ho fatto toccare con mano adesso con la riapertura delle scuole, che cosa ha significato abbandonare la medicina scolastica, perché ciò che oggi sarebbe stato utile, il medico scolastico, che insieme agli altri soggetti, in un lavoro d'equipe con gli insegnanti, con i distretti, eccetera, fosse in grado di dare una mano anche all'ingresso e alla messa in sicurezza dei ragazzi, oggi ci ritroviamo che se c'è un caso di Covid dentro le scuole bisogna chiudere perché non siamo nemmeno in grado di mettere in sicurezza
poi il medico scolastico aveva anche tanti altri compiti, e spero che con questo ministero si possa ragionare di come riattivare non soltanto la formazione, ma poi i servizi di medicina scolastica, che anche io ho fatto l'infermiera in ospedale, e quando ho cominciato a lavorare io la medicina e gli assistenti sanitari erano, la medicina scolastica insieme agli assistenti sanitari erano due pilastri che fronteggiavano, allora parlavamo di pidocchi per fortuna e non di coronavirus, che però ti permettevano di tenere sotto controllo la popolazione scolastica e di intervenire in maniera immediata. Quindi abbiamo bisogno anche di rimettere al centro questo. L'altra questione è che un sistema pubblico-privato come quello che abbiamo noi ha scaricato tutto sul pubblico, perché il privato se ne è guardato bene di mettersi a disposizione anche per fronteggiare un evento così tragico come è stato quello dell'epidemia. Sono stati quasi minacciati alcuni di dover mettere a disposizione la loro terapia intensiva se non venivano interrotti gli accreditamenti. Quindi l'altro tema è come rimettiamo in discussione gli accreditamenti delle strutture della sanità privata, stando attenti che oggi è molto più complicato, perché oltre alla sanità privata, che è la seconda gamba, in alcune regioni è la prima gamba, se pensiamo alla Lombardia, del sistema sanitario, abbiamo tutto quell'altro mondo che ruota intorno alla sanità, che sono le cooperazioni, che è la seconda gamba del welfare, che sono le assicurazioni dall'Unipol a quant'altro gira intorno, che non sono assolutamente meccanismi integrativi, ma sono meccanismi di totale sostituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Credo che anche su questo dobbiamo fare una battaglia, e noi abbiamo già chiesto con l'organizzazione sindacale, insieme a CISL e UIL, al Ministro Speranza, che si attivi un tavolo per rivedere integralmente il sistema di accreditamento, sapendo che per alcune forme di assistenza, penso alla riabilitazione, avendo da anni il Servizio Sanitario Nazionale fatto un passo indietro, noi abbiamo bisogno anche di lavorare in maniera non coercitiva, ma per capire come riportiamo al sistema, ad esempio, la riabilitazione, che in Italia, in tutte le regioni, è quasi esclusivamente in mano al Servizio Sanitario Privato. Quindi queste sarebbero le urgenze da affrontare, e un governo che continua a dire che dall'epidemia dobbiamo uscire in maniera diversa, io credo non soltanto in maniera diversa, ma davvero con un cambio totale di paradigma di sviluppo di questo paese, la sanità è sicuramente uno degli elementi fondamentali. Io penso che il ministro Speranza in qualche maniera stia provando, ho visto tutti i progetti, poi se uno si legge tutti i progetti che hanno presentato va alla neuro, perché tanto sono 450 e passa miliardi, quindi non ho ben capito con quale input qualsiasi ministro ha presentato progetti, alcuni sono veramente ridicoli, io li chiamo, scusatemi la volgarità, alcune sono delle vere e proprie marchette rispetto a qualche imprenditore o a qualche soggetto, ma per quanto riguarda la sanità io credo che bisogna chiedere al ministro Speranza di, perché c'è un pezzo di territorio innegabile che c'è l'idea del potenziamento del territorio, ma che un vero cambio, appunto, uscire da un'idea ospedalicentrica è avere un'idea di presa in carico dei cittadini e della tenuta in salute dei cittadini completamente nel territorio. Per fare questo occorrono due questioni. Primo, perché da una parte ci sono gli accreditamenti, dall'altra parte, ricordo a tutti noi, c'è il meccanismo dei medici convenzionati. I medici di medicina generale sono medici convenzionati. Io penso che noi dobbiamo portare anche i medici di medicina generale dentro al Servizio Sanitario Nazionale. Cioè i medici di medicina generale devono rispondere agli obiettivi che si dà il Servizio Sanitario Nazionale e di conseguenza i servizi sanitari regionali, perché intanto hanno troppi pazienti e non ci rinunciano, perché sono per loro salario. Un medico di medicina generale guadagna a volte più di un medico di un primario, la dico volgarmente, di un ospedale. I pazienti dal medico di medicina generale spesso non sono seguiti, bisogna anche ripensare alla presa in carico, ma io penso, ed è una richiesta che noi abbiamo già avanzato, che tutti i nuovi medici di famiglia, così ci capiamo meglio, che vengono assunti debbano essere dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, devono rispondere integralmente al Servizio Sanitario Nazionale. Così come è impensabile, perché è una buona idea,
quello di avere anche l'infermiere di comunità, che lo stesso infermiere di comunità non sia un dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, ma come alcune corporazioni stanno chiedendo, sia un medico, un infermiere a convenzione. Guardate, la dico così, le convenzioni costano davvero tanto, perché sono dei veri e propri contratti di lavoro, fuori però dal sistema sanitario complessivo. E questo lo vediamo soprattutto quando ragioniamo nei territori, nelle regioni che ci hanno provato a fare le case di famiglia, le case della salute, le case di comunità, perché intanto ognuno gli dà un nome. Chi è che non si è voluto inserire in quei meccanismi? Sono proprio i medici in medicina generale, che anzi stanno pensando di fare i mega ambulatori medici, le cooperative mediche territoriali, per fare una sorta di poliambulatorio specialistico in sostituzione ai distretti e alle case della salute. Quindi questo è l'altro punto che secondo me chi ci crede deve con forza mettere al governo, dicendo che bisogna cambiare completamente anche il sistema rispetto non soltanto agli accreditamenti ma anche alle convenzioni. Ultimo punto, e mi avvio alla chiusura, riguarda il personale, perché lo diceva Musacchio all'inizio, noi abbiamo personale pubblico complessivamente il più anziano dei paesi europei, mi allargherei anche ad altri paesi, cioè siamo proprio cinque anni più della media OCS. Nella sanità uguale, con una piccola differenza, che guardate, è molto diverso fare l'impiegato a 55 anni o il medico, il chirurgo a 55 anni o l'infermiera a 55 anni, perché carichi di lavoro, lo stress del lavoro, la capacità di presa in carico del paziente cambia completamente. Posso dirla così, anche il carico emozionale che ogni operatore si vive dentro il Servizio Sanitario Nazionale. Io ho parlato con moltissimi infermieri e medici che hanno affrontato il Covid e sono distrutti. Hanno bisogno di essere sostenuti perché il carico di morte che gli è arrivato addosso e di incapacità quasi di intervenire l'hanno vissuta con un deficit quasi personale di capacità professionale da mettere in campo. Io penso che non bisogna chiamarli eroi, quello trovo sbagliata la parola, perché è personale che svolge quotidianamente tutti i santi giorni il proprio lavoro, e noi ogni tanto ce li ricordiamo quando ci abbiamo, in questo caso l'epidemia, ma lo dico scherzosamente per i vigili del fuoco, ce li ricordiamo quando ci sono i terremoti e le alluvioni, ma questo è tutto personale che quotidianamente fa il proprio lavoro perché è pagato per fare quel lavoro e risponde con dignità e con professionalità al lavoro che viene svolto. Noi abbiamo due problemi. Uno, sono sottopagati. Bisogna cominciare a dire che bisogna aumentare il salario di questi operatori, perché oltre a essere gli operatori più anziani sono anche gli operatori medici, infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari meno pagati intanto in Europa, per non parlare poi degli altri paesi. Sono quelli che hanno meno sviluppo professionale, perché c'è una logica che non riconosce le carriere, perché ancora stiamo alla spartizione, soprattutto per alcune figure professionali, politica degli incarichi. Quindi bisogna tornare a rimettere al centro il valore del lavoro dal punto di vista economico, dal punto di vista del riconoscimento professionale. L'altra grande questione è che occorre pensare a un vero e proprio piano occupazionale per la sanità e sociosanitario. Perché l'altro tema, non abbiamo il tempo adesso, è come facciamo l'integrazione sociosanitaria, che è l'altro tassello che non riesce a partire in questo paese. Noi abbiamo bisogno di assumere circa 50.000 persone per adeguare le dotazioni organiche, che sono state mano a mano svuotate, e anche qua spesso lo svuotamento ha riguardato spostamento poi del personale dal territorio verso gli ospedali, non solo. Abbiamo bisogno di investire ulteriormente, perché dobbiamo, se crediamo davvero che bisogna rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale, pensare, lo diceva la compagna prima di me, non soltanto ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari complessivamente, ma se parliamo di digitalizzazione del sistema sanitario nazionale abbiamo bisogno di investire in ingegneri. Se parliamo di ristrutturazione degli ambienti nella sanità abbiamo bisogno di avere dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, che sono le classiche figure di una volta, il geometra, quelli che sono in grado di dire, perché devono essere personale formato per tener conto dei bisogni degli operatori e dei cittadini nelle strutture sanitarie, che non sono soltanto gli ospedali ma che sono anche il territorio. Quindi credo che insieme
dobbiamo fare una battaglia per la riqualificazione complessiva del sistema, perché tutto torni ad un governo nazionale, che non significa centralizzazione, significa un governo nazionale delle politiche e di tenuta. E bisogna, e su questo finisco, richiamare anche gli enti locali, i sindaci, al proprio ruolo, perché la 833, che è la legge a cui tutti facciamo sempre riferimento, noi della sinistra, non altri ovviamente, perché poi altri centrodestra ha fatto riferimento alle aziende, alla 502, che è la controriforma sanitaria, noi abbiamo in mente che ci deve essere anche la partecipazione dei sindaci, in quanto dovrebbero essere gli esponenti dei bisogni dei cittadini dei propri comuni, e chiedere anche una partecipazione attiva dei cittadini ai propri bisogni di salute. Credo che questa sia davvero la sfida che abbiamo noi davanti. Grazie. Grazie a te, Rossana, moltissimo. Chiedo a Stefano Gaglieni se siamo in grado di dare la parola al senatore De Falco. Ci sta sentendo in viva voce. Perfettamente. Allora, io ho ascoltato con molto moltissimo interesse e con grandissima difficoltà, purtroppo, tutto quello che è stato, tutto ciò che è molto interessante è stato detto, sia dalla persona che ha appena finito la propria ampia relazione, sia mi sembra dalla voce di Marco Bestrati che è intervenuto in precedenza. A riguardo della questione piano antipandemico, io vorrei fare una piccola premessa. Il piano antipandemico è un piano di contingenza, cioè nel momento in cui succede un evento, nel momento in cui si teme che possa essere successo un evento, il piano deve essere posto in essere, posto in atto. Perché mi sono occupato del piano antipandemico? In base alla mia vita precedente, io mi sono occupato sempre di soccorso marittimo, in gran parte della mia vita precedente, di soccorso marittimo, e quello si attua attraverso piani di contingenza diversi, ma analoghi quanto a struttura, rispetto a quello che avrebbe dovuto essere posto in essere e attuato questa circostanza tragica. Che cosa succede? Come funziona? Innanzitutto bisogna tenere conto che lo sforzo energetico iniziale non deve essere, e questo era uno dei motivi di particolare, che dettava particolare perplessità, non deve essere, diciamo, moderato. Nel momento in cui si verifica un'emergenza, il massimo sforzo va fatto immediatamente. Il massimo sforzo significa impiego di tutte le risorse disponibili per fronteggiare l'emergenza inizialmente, circoscriverla, come se fosse un incendio, diciamo così, circoscriverlo e contenerlo. Ecco che allora mi sono chiesto, adesso non mi ricordo bene, questo febbraio, marzo, io devo scusare, ma non ho freschezza in questo momento della materia, perché da un po' di tempo mi sto occupando, e sono in viaggio da 5-6 giorni, sto occupando del referendum, e a qualche punto di contatto, con la materia che ci sta, di cui adesso parliamo. Mi sto occupando del referendum e quindi in questo momento sono in viaggio, sono a Pina Lunga, a Siena, e stasera avremo un incontro a riguardo del sì e del no, cioè dei temi del sì e del no. Ieri è stato analogamente tenuto un incontro a Genia e poi via così, però una tappa importante, spero, a Bologna, poi in Sicilia. Questo solo per giustificare la difficoltà dei collegamenti. Il problema qual è? Il problema è che quando si scrive un piano e lo si tiene nel cassetto, in realtà di tanto in tanto noi, in capitaneria, e chiunque lo abbia predisposto, lo deve provare. Ecco, quello che sembra possa essere mancato è sicuramente la fase esercitativa o la fase di controllo dell'omeno statica, cioè. E anche io non faccio esercizio, io verifico che tutto sia, e quindi che la situazione di fatto sia corrispondente a quella descritta nel piano come premessa il fatto. Quindi ci sono le strutture territoriali, ci sono queste, ci sono le presunte, qui possono essere attuate, possono scattare, può essere messa in atto il piano, può davvero ha la possibilità di funzionare. E effettivamente è stato detto prima da Beltrami, sembra ancora prima. Nel tempo,
intercorso tra il 2003, il momento in cui fu scritta la prima versione, e la crisi del 2000 di quest'anno, la struttura territoriale era stata in realtà non depotenziata di più, era stata eliminata. Allora, che cosa succede? Succede che nel momento in cui a fine dicembre, vengono fuori una serie di casi sospetti di polmonite interstiziale, e i medici di parte si rivelano e tra loro si confrontano appunto sulla base di ciò che è la parte, diciamo così, il wording che canta, avvertono le strutture regionali, ma nulla viene risposto loro. E quindi abbiamo, effettivamente Marco Pesanti lo ricordava, un certo numero di casi nella zona della Lombardia che vengono segnalati, ma non vengono, per così dire, apprezzati. Cioè l'apprezzamento avrebbe comportato la necessità di una risposta in termini organizzativi, la quale però probabilmente non poteva essere effettuata, perché nel frattempo la struttura territoriale della medicina territoriale era stata letteralmente smantellata. Allora, che cosa prevedeva il piano antipandemia e da dove deriva? Pesanti sempre lo ha accennato. Probabilmente aveva raccomandato, in conseguenza del SARS, cioè dell'epidemia del 2003, aveva raccomandato a ciascun paese di adottare degli strumenti operativi volti a fronteggiare all'occorrenza una epidemia che avesse avuto quelle caratteristiche, cioè di diffusività attraverso l'aria. Infatti già questo mi dà un po' noia, mi dà un po' fastidio, perché nel periodo iniziale, febbraio a marzo, molti scienziati, a parte le scienze, sostennero che la novità dell'epidemia non avrebbe consentito loro di strutturare una difesa adeguata, ma in effetti il piano antipandemia non era strutturato soltanto per SARS-1, era strutturato per ogni tipo di infezione che avesse avuto quel tipo, quel veicolo di diffusione. E allora, che cosa si sarebbe dovuto fare? Nel momento, diceva il piano, che nel momento in cui in qualunque paese del mondo fosse stata rilevata la presenza di virus di quel tipo di diffusione, cioè di diffusione aerea, faccio un piccolo inciso, appunto, guardate che era previsto per settembre 20 un'esercitazione mondiale di Global Preparedness Plan, cioè l'OMS aveva detto, un'agenzia dell'OMS aveva detto sarebbe potuta effettuare una esercitazione per verificare, per testare la bontà dei piani di risposta a questo tipo di agente patogeno a settembre 2020. Ricorrendo i tempi, il virus è entrato invece prepotentemente, tragicamente nelle nostre vite e ha costretto al nostro paese, tra i primissimi, a rendersi conto della propria inadeguatezza, cioè dell'inadeguatezza delle proprie strutture. E che il piano non è stato attivato. Ho chiesto conto attraverso l'interrogazione parlamentare, soprattutto anche da alcuni miei colleghi, in particolare dei miei colleghi Paolo Lundestelle e Fattori, per molti motivi per i quali il paese, l'amministrazione non abbia risposto attivando il piano. Però che cosa prevedeva? Prevedeva appunto che nel momento in cui si fosse stata notizia di un contatto in un paese estero che avesse avuto, e se la Cina aveva e ha rapporti con il nostro paese, immediatamente non solo andavano, diciamo così, limitati o fermati a porto con questo paese in modo da confinare, ma andava effettuata un'attività, come è stato accennato, di preparazione e soprattutto sia, diciamo così, operativa, quindi strutturale, ma anche poi di dotazioni. Quindi andava a verificare intanto che la struttura operativa avesse, diciamo, la catena di comando appropriata, e non c'era più quella catena di comando, perché come è stato detto le strutture territoriali non c'erano più. Ed ecco perché è stato necessario rifare una struttura di comando differente, che poi ha fatto capo, come è stato detto da Marco Petrani, alla protezione civile. E non ha nulla normalmente a che vedere. Ed ecco perché
quando poi doveva essere posta in tutta quell'attività di preparazione materiale ad affrontare, abbiamo invece avuto un ritardo enorme. Io ho chiesto conto appunto di questo, perché nel momento in cui noi avremmo dovuto prepararci con dotazioni in particolare, le dotazioni a protezione del personale medico infermieristico e del personale degli assistenti, noi abbiamo avuto non soltanto un gravissimo e enorme, in questo settore enorme, perdita di vita, un'enorme perdita di vita in termini generalizzati, cioè abbiamo avuto anche un dramma, veramente un dramma, un sacrificio umano enorme tra medici, infermieri e personale ospedale. Perché tutto? Perché siamo stati pronti, totalmente impreparati, privi di qualunque dispositivo di protezione, e addirittura, addirittura in quelle fasi gli esperti, specialmente i caricati di gente, eccetera, dicevano, e ricordo bene Locatelli, ricordo bene i nomi, che la mascherina era controproducente, che la mascherina non necessitava. E vediamo oggi, invece, la mascherina l'abbiamo dovunque e diventerà un'abitudine. E allora in quel frangente noi avremmo dovuto essere pronti, avremmo dovuto prepararci a difenderci e a difendere soprattutto coloro i quali erano coloro che per primi affrontavano queste emergenze, che per primi tutelavano la salute pubblica. In funzione della tutela della salute pubblica, noi avremmo dovuto difendere i medici, gli infermieri e il personale comunque ospedaliero. E questo non è stato fatto per alcuni, non giorni, per un mese e mezzo circa. Il personale degli ospedali non ha avuto le dotazioni adeguate. E questo lo ricordiamo tutti. E perché non le aveva? Perché dal momento in cui è scattato l'allarme da parte dell'OMS, al momento di gennaio, diciamo così, gennaio, al momento in cui abbiamo effettivamente cominciato, insomma, le mascherine sono state ordinate intorno al 5 d'aprile, al 4 o 5 d'aprile, quando l'emergenza era scattata ben prima. E poteva scattare ancora prima se si fosse tenuto conto, in base alle rilevazioni territoriali, delle strane, diciamo così, inspiegabili malattie polmonari che si verificavano. È stato poi detto che era stato approntato un piano alternativo al piano di salute. È stato poi detto in sostanza dal direttore generale del Ministero della Salute, non ricordo il nome in questo momento perché appunto non ho documentazione con me, come dicevo prima, che su tutti i giornali, che era stato in realtà approntato un piano che non poteva essere rivelato in quanto segreto. Allora questa è un'emessa sciocchezza, che se alcune parti del piano possono essere segrete per evitare, possono rimanere segrete per evitare di generare panico, e questo è perfettamente comprensibile. Certamente non possono rimanere segrete le parti del piano, devono essere conosciute per poter essere attuate da tutti gli enti locali, delle strutture superiori, delle strutture sanitarie. Qui abbiamo a che fare con una vera e propria debacle, secondo me, che va spiegata e ognuno dovrà rispondere delle proprie azioni, come tutte le sedi. Io ancora non ho avuto risposta a questa interrogazione e mi chiedo come mai. Tra l'altro, uno degli elementi importanti, secondo me, che avevo chiesto è questo: perché nel momento in cui già si diffondeva in Italia, perché furono cambiata la definizione di caso clinico, andando sempre alla ricerca non soltanto della patologia, ma anche postulando che vi fosse, che potesse essere considerato, un'esperienza di viaggio in Cina. Ecco, guardate che la definizione di caso clinico che prevedesse necessariamente l'esperienza di viaggio in Cina per poter poi essere sottoposto a tamponi, ricordate che era difficile chiedere o effettuare tamponi, significava essere ancora alla ricerca del caso numero 1-0, se non so, quando invece era già diffuso il territorio nazionale, e quindi andava invece approntato in modo diverso, cioè andava approntato in modo a circoscrivere i contatti, individuare i focolai, circoscriverli, fare il tracciamento, circoscriverli. Se avessimo agito secondo quello che era previsto nel piano, io credo che avremmo
potuto evitare una buona parte dei feriti, sia il sentimento generale, sia tra i medici, gli infermieri, per esempio. Io credo che le relazioni che ho sentito in precedenza, per quanto le ho sentite, siano state esaustive, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, il problema generale della sanità. Ma nel caso concreto, nello specifico dell'epidemia, che abbiamo subito, abbiamo avuto un atteggiamento, il paese ha reagito con ritardo, e certe situazioni come terribili sono inspiegabili, come quella di Alzano e Enzo, sulle quali specificatamente ho fatto delle altre domande. Cioè io mi chiedo, chiedevo appunto al governo di spiegare per quali motivi che si è deciso sostanzialmente di chiudere tutto il paese, anche quelle zone del paese dove non vi era una diffusione in quel momento in atto, e invece lasciare sostanzialmente permeabili con un livello di chiusura non completo le zone in cui il virus c'era. Perché dobbiamo ricordare che le attività lavorative sono state chiuse, sono state bloccate, soltanto molto tardi, dopo la chiusura completa del paese, dopo il lockdown, quindi prima è stato chiuso il paese e poi sono state bloccate anche le attività lavorative nelle zone più colpite, le zone di Bresciano, per altre chiamate. Ma che senso ha? Questo è tutto. Io credo che se si fosse attuato, allora le pianificazioni sono le indicazioni, io ne sono ben consapevole, perché nel momento in cui si attua un piano, se ragionevole attuare ogni disposizione si attua, ma per discostarsi dalla pianificazione, dalla previsione, occorre che ci sia un motivo ragionevole per farlo. In questo caso io non lo dico, a meno che in realtà non si voglia nascondere una totale impreparazione e il fatto che in realtà, come è stato anche accennato, è stato destrutturato il servizio di prevenzione territoriale. Abbiamo avuto un gran numero di virologi e pochissimi epidemiologi a lavorare in questa faccenda. Io ricordo soltanto nomi di virologi, ma pochi che avessero poi effettivamente la competenza per affrontare l'epidemia e attuare metodi di tracciamento, di contatto. A quelli siamo arrivati molto tardi, purtroppo. Bene, credo che abbiamo. Sì, non so se lei ha finito. Mi sembra. Grazie, sono le cose di grande interesse. Abbiamo invitato anche proprio per avere la possibilità di rilanciare queste riflessioni che confermano com'è importante che ci siano molti parlamentari, perché almeno ce n'è qualcuno che poi appunto esercita fino in fondo il proprio mestiere e il proprio lavoro, la propria funzione pubblica, insomma, con onore e dignità, insomma, come dice la Costituzione. E ripubblicheremo credo domani anche la sua interpellanza, sperando che prima o poi ci sia una risposta, ma non solo per il passato, ma anche per vedere che cosa bisogna fare nel futuro. La ringrazio veramente moltissimo. Darei adesso la parola a Antonello Patta, se vuole, insomma, perché mi pare che materiale ce n'è, diciamo, se prendiamo un po' di impegni politici intorno a questo materiale, mi pare molto importante. Poi chiude Rosa Rinaldi a nome di tutti noi. Mi vedete? Sì, sì. No. Gregorio, ci sono? Ascoltare le conclusioni, sì. Devo avviare il video? Sì. Adesso va bene? Sì. Bene, grazie. Ho ascoltato con molto interesse gli interventi, molto documentati, precisi, sia dal punto di vista delle analisi sul sistema sanitario, sia per quanto riguarda tutta la questione vista dal lato pubblico in senso lato e del lavoro. Quindi non riprendo la maggior parte dei concetti espressi, se non per dire che oggi noi siamo dentro un'idea di pubblico, di servizio pubblico che comprende
ruoli privati sia nella gestione economica e finanziaria, sia nelle forme di gestione reale dei processi, sia nelle forme e nelle condizioni del lavoro. Perché i tre processi che si sono succeduti, mercificazione, privatizzazione e aziendalizzazione, hanno profondamente scombinato tutto il sistema del pubblico in Italia, impedendo ora di distinguere cos'è realmente pubblico, cosa dovrebbe essere realmente pubblico. E quindi noi dobbiamo entrare in una logica diversa, dobbiamo dire che è pubblico ciò che esclude come fine il profitto. E non è possibile che sia considerato pubblico, e per di più no, non esiste che in un settore come quello che riguarda la salute delle persone entri il guadagno, la merce, i profitti e così via. È un controsenso. E bisogna anche, secondo me, connettere, oltre che a questo elemento del primato dei profitti e delle logiche di mercato, bisogna anche considerare che uno degli effetti negativi rilevanti, il peggioramento generalizzato dei servizi che si è connesso con queste trasformazioni, è strutturalmente legato al peggioramento delle condizioni di lavoro, e quindi noi dobbiamo pensare a un pubblico rinnovato che intanto riqualifichi realmente i servizi e torni a parlare ai bisogni dei cittadini, amplificando, migliorando le risposte attuali e rispondendo anche a domande a cui oggi non si dà risposta. E bisogna connettere questo rinnovamento con un intreccio nuovo della qualità del lavoro con la partecipazione dei cittadini. Se noi riusciamo a fare questo ragionamento, noi usciamo da questa situazione. Se no, io credo che noi non saremo in grado di uscirne. Adesso riprendo alcuni concetti. La risposta alla pandemia. Sono state evidenziate le problematiche, i limiti e le grandi e gravi responsabilità che si sono succedute nel corso di questa pandemia. Ce n'è una in particolare, che è responsabilità che si sono verificate all'inizio della pandemia, nella Lombardia in modo particolare. Sono all'opera i tribunali, ma credo che noi non possiamo lasciare solo i tribunali, anche se è giusto. Mi sembra un ex collaboratore di Trump che si occupa di sistemi sanitari, che ora è stato silurato, l'altro ieri credo, ha detto: se Trump sapeva quello che gli aveva detto la Cina e non ha messo in atto le misure adeguate, per lui bisogna parlare di omicidio, di responsabilità di omicidio. Io credo che in Lombardia è successa una cosa, non so se se ne verrà a capo, ma di una gravità pazzesca. Allora, 20 giorni prima dell'8 marzo, si sapeva in tutta la provincia di Bergamo che era assolutamente necessario fare la zona rossa. Bastava entrare in un bar per verificare quello che stava succedendo. Nessuno si è voluto assumere una responsabilità che sarebbe stata indispensabile, che probabilmente avrebbe fermato un'evoluzione dei contagi che senza permettere che si arrivasse o comunque si sarebbe gestito con conseguenze molto meno gravi la cosa. E quella cosa lì è di una gravità pazzesca. Lì, cari, lì si è messo in conto che un certo numero di morti valeva la pena di tenere aperte le fabbriche. Non è che ci sono discussioni su questo. È così.
È semplicemente così, perché in provincia di Bergamo tutti vedevano manager tecnici che andavano e tornavano dalla Cina, passando da Mosca o passando da Bangkok, e che arrivavano febbricitanti, e nelle famiglie i casi stavano moltiplicandosi in modo pazzesco. La mia preoccupazione, perché richiamo questo punto? Perché io sono preoccupato per quest'autunno. E la domanda è: qual è il numero di morti che in quest'autunno si pensa accettabile, si pensa di mettere in conto, pur di non chiudere e di mantenere l'attività sociale ed economica, e soprattutto quella economica, nei suoi trend normali? Perché qui il problema è evidente. Adesso mi dà fastidio dire, siccome lo dice Salvini tutti i giorni al TG, mi dà fastidio dirlo. Però è chiaro che si sono avuti 7 mesi, 6 mesi, quelli che sono, e si va alla scuola esattamente come prima o peggio di prima? A parte che io sono anche preoccupato personalmente, avendo la compagna insegnante. Ma i problemi centrali sono due. Quello delle aule, uno, e quello di fare test e tamponi. Non sono stati minimamente risolti. E qui rimandiamo, e quindi siamo... Chi se ne occupa dice che ci vorrebbero almeno 400.000 tamponi per avere una capacità di tenere monitorato e intervenire in tempi rapidi. Siamo in condizione, adesso siamo al gioco tutti i santi giorni, che non ci vogliono mai mostrare che aumentano i contagi riducendo i tamponi a seconda di come si muovono i contagi, per far apparire che la situazione peggiora, mentre invece è in rapido e progressivo peggioramento tutte le settimane. Quindi il problema è legato questo a un tema che ha posto Roberto nell'introduzione. Roberto ha detto il primato assoluto di un'economia mercantile, privatistica, fondata sul profitto. È chiaro a tutti noi, penso di aggiungere un tema che tutti hanno chiaro, ma giusto per completare il quadro, che il problema centrale di questo paese, che ha lasciato andare in altri paesi del mondo, dove la manodopera magari costava poco e dove si potevano spuntare prezzi più bassi, produzioni fondamentali per la salute dei cittadini, va detto. Il problema dei tamponi, dei reagenti, delle macchine per le analisi e compagnia cantante è un problema centrale, ed è proprio in virtù di quell'economia che insegue sempre e soltanto il profitto che questo paese si è trovato a non avere a disposizione niente. Gli investimenti necessari perché il paese affronti con piani industriali precisi questi problemi. Io non so se voi avete letto nelle voci di spesa, in quel caleidoscopio incredibile che porta a 600 miliardi, mi pare, le richieste di avere questa o quella o quella cifra per questo o quel progetto. Io non l'ho letto, spero di sbagliarmi, ma credo che questo sia un punto assolutamente da mettere in campo. Però torno, per chiudere, per non farla troppo lunga, su un punto che è stato già detto, ma secondo me è bene precisarlo. Il rischio, l'ha detto anche Roberto, che i soldi che arrivino vengono utilizzati per continuare come prima. E continuare come prima vuol dire fare la spartizione con i privati, e quindi, siccome è tutto pubblico, distribuirli come se fosse un fatto di equità, e non usarli per potenziare l'unica forma di sanità che è necessaria, la prima cosa. La seconda cosa è che vengono utilizzati nella logica della centralità dell'ospedale, eccetera, eccetera, e non vengano utilizzati per ricostruire quel tessuto della prevenzione e della medicina territoriale a cui voi vi siete riferiti e che secondo me sono centrali. Il primo punto che condivido in modo particolare, l'ha detto una delle relatrici, è il tema dei medici di base. Nei prossimi, entro il 2030, in Italia mancano 50.000 medici. Non so, da in giro per l'Italia, io vivo in un paese,
dove persone anziane non trovano il medico nel proprio paese e devono andare in paesi vicini dove non esistono collegamenti con i mezzi pubblici. E questo è un fenomeno che si sta diffondendo pesantemente, almeno in Lombardia è un fenomeno fortissimo. L'altro problema è quello di integrarli nel sistema sanitario pubblico. E l'altra questione è quella di reintegrare, ricostituire insieme ai medici a un piano di assunzioni di infermieri strettamente collegati con i medici e con i dipartimenti di prevenzione dell'ASL per creare la capacità di intervenire e di essere presenti in tutti i territori con unità sociosanitarie che sarebbero state decisive se ci fossero state, la loro mancanza l'abbiamo pagata. E poi c'è una terza cosa, che anche questa è stato un elemento tragicamente assente, ed è il problema della ricostruzione della prevenzione, così come è stata descritta per un lato dal punto di vista della presenza e della capacità di fare indagini epidemiologiche mirate e funzionali, e l'altro elemento, quello che noi abbiamo vissuto pesantissimamente e che va recuperato, è il tema della medicina nei luoghi di lavoro e della prevenzione, dei dipartimenti di prevenzione territoriali nei luoghi di lavoro. Oggi il sistema dei medici del lavoro, sapete, è in capo all'azienda. E quindi è totalmente, per quanto spesso abbiamo compagni bravi che ci dicono sono lì, però il problema è che sono assunto dall'azienda. Quindi io per una deontologia corretta faccio quello che mi compete, ma non è quello che necessita un sistema sanitario che voglia davvero tutelare il lavoro e garantire soprattutto che nei luoghi di lavoro le norme di sicurezza siano rispettate, tema che spero non ritorni ad essere cruciale nel prossimo autunno. Fine. Non sento Roberto. Noi ti abbiamo sentito. Ma è Roberto che non sentiamo, giusto? La cosa che adesso per noi... Faccio le conclusioni. Ma sì. Ma più che conclusioni, diciamo, intanto c'è un ringraziamento non formale a voi che avete accettato il nostro invito a discutere intorno a questi temi. Sono i temi fondamentali su cui in questi giorni dibattiamo, siamo alla ricerca di ipotesi, di proposte, l'alimentazione anche dei timori, delle paure, di un ritorno della pandemia da un lato e anche il rischio, timore che le risorse previste possano non andare nella direzione più opportuna. Quindi io più che conclusioni vorrei soltanto provare a chiosare alcune cose che sono state dette, che a me paiono molto importanti, che voi nei vostri interventi avete detto, a partire dalla madre delle questioni, la riforma del titolo quinto della Costituzione. Certamente, diciamo, giusto partire da quel punto e capire anche quali sono stati poi gli effetti che il regionalismo cosiddetto in questo nostro paese ha portato, già che, come a noi è del tutto evidente, lo spezzettamento attraverso le regioni della gestione dell'amministrazione di molti diritti, a partire da quello previsto dall'articolo 32 della Costituzione come diritto alla salute, di fatto oggi ci fa misurare quanto le disuguaglianze siano aumentate tra persona e persona e quanto siano aumentate le opportunità differenti, diciamo così, il differente accesso ai servizi tra una regione e l'altra. E diciamo, non contenti di questo pessimo risultato, appunto sullo sfondo c'è anche la rivendicazione, la trattativa tra diverse regioni e la conferenza delle regioni e il governo sull'autonomia regionale differenziata, che appunto arriverebbe ad aumentare
la disuguaglianza all'interno del paese. Quindi questo, diciamo, è lo sfondo nel quale il tutto si è mosso. Noi siamo, come qui pure è stato da voi detto, per un ritorno al servizio sanitario nazionale, così come l'833, che è in un qualche modo, diciamo, una legge assolutamente moderna, sarebbe la ricetta per tutto ciò che ci è capitato. Ci dice che la sua non applicazione, il suo superamento in un qualche modo è anche alla base di quello che è capitato, o meglio della difficoltà nella quale è venuto a trovarsi il paese durante l'epidemia. Ci dice che il disinvestimento dai servizi pubblici, che è avvenuto in diversi modi, una disinvestendo per esempio dalla sanità pubblica e in un qualche modo investendo sulla sanità cosiddetta privata, cioè esternalizzando i servizi, convenzionando una serie di servizi e quindi in un qualche modo portando le risorse economiche da un'altra parte. Quindi c'è un disinvestimento vero, e già dal 1979 c'è un disinvestimento, per dirlo nel linguaggio giuridico, cogente, che è il blocco delle assunzioni. Si faceva riferimento, appunto, lo faceva Roberto Musacchio nella sua introduzione, anche attraverso alcuni articoli che ha scritto, come a partire appunto da 41 anni fa in questo paese si è disinvestito, ovvero all'indomani della conquista delle migliori leggi che questo paese ha avuto, e che quindi oggi noi abbiamo un panorama nei servizi pubblici in generale, ed in particolare nei servizi sanitari, del personale addetto che è tra i più sfruttati da un punto di vista, lo diceva Rossana Dettori, della Segreteria Nazionale della CGIL, che è forse tra i più mal pagati, eppure una volta erano funzioni invece che venivano riconosciute anche dal punto di vista economico e degli stipendi, e è il personale che appunto è più maltrattato perché è mal pagato. Sono i più anziani nelle medie OCSE, come veniva ricordato negli interventi prima, e soprattutto c'è una vera e propria spogliazione nei servizi. Chi parla è stata dipendente pubblica, sono riuscita ad entrare in un'amministrazione all'età di 18 anni. Oggi mi pare che questa cosa appunto sia lontanissima, cioè avere un personale soprattutto nei servizi con le caratteristiche che hanno questi servizi, che ha una media di età che sta intorno ai 50 anni, insomma è davvero impressionante. Quindi noi eravamo interessati nell'organizzare questo dibattito a puntare appunto una luce sulle condizioni nelle quali ci troviamo, così come Loretta Mussi ci ha ricordato, a parte questo splendido articolo che suggeriamo a tutti quelli che vedranno questo nostro lavoro, questa nostra riunione, di andare a leggere, perché è denso di informazioni, è denso non solo di dati, ma ci dice sostanzialmente che cosa è accaduto, così come ce lo diceva nel suo intervento Loretta Mussi quando parla dello smantellamento dei servizi di epidemiologia, quando ci parla appunto dello svuotamento nel territorio, lo diceva anche Rossana Dettori, dei servizi di prevenzione. Pensiamo anche alle condizioni con cui i ragazzi, i bambini tornano a scuola in questi giorni, e all'assenza di quello straordinario servizio di medicina scolastica che era fatto da più figure, non solo dal medico scolastico, ma era fatto da equip psicomedico-pedagogiche, cioè
quale supporto straordinario sarebbero stati in una condizione come quella che stiamo vivendo oggi. Ecco, io penso che le proposte dentro questo nostro incontro, alcune sono emerse, come quella appunto di Francesco Sanadettori sulla medicina generale, sui cosiddetti medici di famiglia, e dell'ipotesi, della proposta che questi entrino a tutto tondo a far parte del servizio sanitario nazionale, che appunto venga anche rivista la funzione che possono svolgere. Allora, fatta, come dire, l'analisi, fatta un po' la rappresentazione della situazione, visti i dati che molti di noi conoscono, da un lato c'è l'ambizione, e quindi noi come Transform in questo senso lavoriamo, cioè quello di un confronto, di un'analisi, di uno studio, della richiesta a persone come voi che sono impegnate, come il senatore De Falco, nelle istituzioni, piuttosto che invece svolgere un ruolo come quello di attenti studiosi come Loretta Mussi, che è un medico, e Rossana, di quella che è la situazione, che quindi ci consente di alimentare anche uno spirito di partecipazione, di attenzione alle questioni che riguardano milioni e milioni di persone, ma è evidente che dobbiamo riuscire a fare un passo oltre. Il passo oltre che dobbiamo riuscire a fare è quello, mi si consente il linguaggio un po' sindacalista, però io penso che c'è bisogno di aprire una vera e propria avvertenza per il paese, per le persone che questo paese lo abitano. Io penso che provare a risalire la china dello smantellamento significa anche avere un'idea delle centinaia di migliaia di persone che occorrono all'interno dei nostri servizi pubblici, ed in particolare della sanità. È stato detto negli interventi che mi hanno preceduto. Io penso che si tratti anche di trasformare questo in vertenza sindacale, in piattaforma sindacale, così come Dettori ci diceva, rispetto agli incontri che ci sono, ma anche a costruire consapevolezza su quali siano le necessità reali per noi, appunto, di rimontare questa china, e di come l'occupazione buona si possa ancora fare in questo paese, soprattutto all'interno di quei servizi che sono stati smantellati. Per quanto ci riguarda, stiamo partecipando anche alle iniziative che fa Medicina Democratica, alle manifestazioni alle quali stiamo pensando, proprio perché la rimessa al centro dell'interesse pubblico, di una buona occupazione e della salvaguardia anche di un servizio sanitario è per noi questione fondamentale. A noi non interessa lo spezzettamento, soprattutto della salvaguardia del diritto alla salute, ma quello che ci interessa è la possibilità di rimettere insieme, di rimettere in piedi, per quanto riguarda la sanità, un servizio sanitario nazionale, così come chi prima di noi aveva molto lottato, aveva ottenuto attraverso la 833. Non abbiamo il torcicollo. Ci rendiamo conto che avere perso in questi decenni tanto terreno sul piano del diritto, oggi, rispetto all'avvento dell'epidemia del Covid, trova molti di noi spogliati di tante possibilità. Il punto è quello di costruire, appunto, pertenzialità, progetti e ipotesi di lavoro verso i quali camminare insieme. Io ringrazio tutte e tutti a nome della redazione di Transform. Noi facciamo un lavoro di approfondimento, di studio e di pubblicazione anche di diversi articoli, e vi invitiamo quindi a leggerci anche attraverso il nostro sito. Grazie. Grazie molte. Un caro saluto.